Allora, incendio oggi non è stato proprio bello. È stata tosta perché poi qui era tutta una coltivazione di grano, è andato bruciato tutto, ma soprattutto è arrivato qua vicino alle case. Ce l'abbiamo avuto a 20 metri dalle case. La cosa più brutta, diciamo, è stata che non sono arrivati i mezzi di soccorso perché erano già impegnati in altre zone un po' più popolose e qui siamo un po' più in campagna, e quindi non è arrivato nessuno fino a 2 orette fa, quando ormai erano già 4 ore che divampava, quindi ci è arrivato proprio vicinissimo. Per fortuna è arrivato un signore che abita qui vicino con la ruspa, ha fatto una piccola linea tagliafuoco, quindi abbiamo un po' frenato in questa maniera qua, perché poi in realtà le fiamme erano parecchio alte, il grano era secco, c'era il rischio veramente che arrivasse tutte le case. Quindi paura? Parecchia, sì, per fortuna abbiamo portato via gli animali, i bambini, e siamo rimasti solo in pochi così a dare una mano alle poche persone che sono venute qui a dare un aiuto. Poi sono arrivati i volontari della protezione civile un paio d'ore fa, che però comunque sia con strumenti inadeguati, perché hanno pompe piccole con poca portata, e per fronteggiare incendi di queste dimensioni qua hanno potuto far poco, insomma, quindi diciamo la situazione è ancora abbastanza critica.